Buongiorno, ben arrivati sul nostro sito. Questo filmato è per chi è interessato all'iscrizione online del GREST 2018. La procedura, che è una novità di quest'anno, è sicuramente facilissima e accessibile a tutti, e questo video diventa un suggerimento ulteriore per rendere ancora più efficace la procedura che porta alle iscrizioni. Innanzitutto arriviamo al nostro sito oratorioleno.it e raggiungiamo sotto il logo l'indicazione di iscrizioni. Una volta avuto l'accesso alla pagina delle iscrizioni troverete il logo di quest'anno, che è Noè GREST 2018. Sotto il logo trovate dei numeri, che sono un contatore, dove vedete indicati i numeri massimi di presenze possibili per ogni fascia d'età, dal mini GREST fino al Summer on the Road. Ovviamente sotto mettiamo le generalità, quindi nome e cognome degli iscritti, quelli reali. Poi trovate le tendine riguardanti la data di nascita, facilmente consultabili. E poi sotto le varie classi frequentate della scuola, dal primo anno di asilo fino alla prima superiore. Ricordo sempre l'anno già frequentato. Sotto la residenza, e qui vi chiediamo la cortesia di indicare il nome della via, la vostra via ovviamente, il numero della vostra abitazione, il codice di avviamento postale, il paese di residenza e la provincia. Successivamente il numero di telefono, meglio ancora se sono due numeri di telefono, e sotto il telefono la mail obbligatoria, perché altrimenti non è possibile completare l'iscrizione online, e sotto la mail, ritorno a dire obbligatoria, vi sono lo spazio per le note. E in questo spazio andranno segnate eventuali note riguardanti le allergie, qualche intolleranza oppure la necessità di dover utilizzare qualche farmaco. Sotto le note trovate la tendina che riguarda la fascia di appartenenza, quindi mini GREST, prima, seconda, terza, quarta, quinta, le medie o Summer on the Road. Sotto ancora le settimane di frequenza vanno cliccate. Va cliccato ogni singola settimana. Se fate tre settimane, ne abbiamo fatte tre. Se ne va fatta la seconda o la terza, cliccate la seconda e la terza. L'ipotesi invece che riguarda il mini GREST prevede anche la quarta settimana, e quell'opzione riguarda solo il mini GREST, e anche le spunte riguardanti la mezza giornata, mattina e pomeriggio riguardano sempre solo il mini GREST. Poi il servizio mensa, vi invitiamo anche a segnalare, a iscrivervi anzi alla nostra newsletter, così che sarete informati su tutte quelle che sono le notizie circa il GREST per quest'anno. E poi si procede. A questo punto vi arriverà una mail, e questa serve per controllare che l'indirizzo di posta elettronica che avete indicato sia quello corretto. A questo punto verrete reindirizzati alla pagina con i dati che avete compilato. Controllate se i dati indicati corrispondono alle vostre esigenze. Una volta effettuato il controllo, sotto trovate indicato conferma se sono giusti oppure effettuate una nuova iscrizione, quindi potrete correggere eventuali errori. Completate queste operazioni, vi arriverà un'ultima mail nella quale troverete indicato il codice di iscrizione. Questo è il codice importante che va consegnato nei giorni 12 e 13 di maggio alla segreteria in oratorio per confermare la vostra iscrizione, ossia voi porterete solamente il numero oppure col telefono l'immagine che riguarda il codice che vi è arrivato, e noi da quel numero risaliremo la vostra iscrizione, e verrà quindi poi confermata con due passaggi. Il primo, misurando la maglietta, quell'operazione qua viene fatta sicuramente solo in oratorio, sceglierete la taglia e poi salderete il conto per la partecipazione alle spese. Non occorre stampare nessun foglio, vi stamperemo noi la ricevuta quando arriverete a fine delle operazioni completate. Grazie ancora e buona estate!